difensore brasiliano Gleison Bremer si è raccontato in una lunga intervista a Marca, parlando della sua esperienza alla Juventus, dei suoi idoli e della sua preparazione per la prossima Copa America con il Brasile. Attualmente negli Stati Uniti per preparare la Copa America, Bremer ha dichiarato: «Lotteremo per lo scudetto». Nonostante una stagione atipica senza Pogba e Fagioli, Bremer crede che con tutto il gruppo al completo la Juventus avrebbe potuto competere per il titolo. Sul futuro della squadra, Bremer è ottimista. Abbiamo tutto per continuare a crescere. Tra 2 o 3 anni lotteremo per lo scudetto con tutte le garanzie. Con Giuntoli abbiamo vinto la Coppa Italia. Siamo una buona squadra fatta di tanti giovani. Ci manca qualche giocatore esperto, ma con la Champions la società farà rinforzi mirati e importanti, ci aiuterà per lottare per il titolo. Bremer ha, Marca, lotteremo per lo scudetto, Bremer ha commentato anche l'addio di Massimiliano Allegri, nessuno pensava potesse andare via così, nemmeno lui. Non sta a noi giudicare, ma ho soltanto parole positive per il mister perché è stato lui a volermi qui e a farmi crescere nel ruolo. Eravamo in costruzione, ma non molti club riescono a vincere un trofeo in queste condizioni, mentre noi lo abbiamo fatto, siamo sulla strada giusta. Sul possibile arrivo di Thiago Motta come nuovo allenatore, brasiliano, ride N.D.R. Tutti ne parlando ma non so nulla. Vedremo, siamo la Juve e quindi sarà sicuramente un buon tecnico. Bremer non esclude la possibilità di un futuro nei top club europei, Real Madrid, Barcellona sono top club. La Liga insieme alla A e alla Premier sono tra i campionati più difficili, un giorno mi piacerebbe provarci ma ora sto bene alla Juve. Infine, sulla chiamata del Brasile, quando ho visto il mio telefono pieno di messaggi di congratulazioni, mi ha dato un'ondata di gioia. Poter giocare in Copa America con il Brasile, che è la migliore squadra del mondo, è il massimo. Lotteremo per essere campioni. Morata torna alla Juve con il maxi sconto, praticamente regalato. Alvaro Morata e il nuovo ritorno alla Juventus, si sta preparando il grande affare, la terza avventura bianconera a prezzo di saldo. La storia infinita tra Alvaro Morata e la Juventus potrebbe vivere un nuovo capitolo. Crescono sempre più le sensazioni positive per un ennesimo ritorno dell'attaccante spagnolo a Torino, lì dove, in 2 bienni differenti, ha lasciato ottimi ricordi. Morata ha vestito la maglia bianconera in 2 momenti molto differenti, con un apporto sempre di ottimo livello. Nel 2014, era arrivato in prestito dal Real Madrid, giovanissimo, chiuso ai Blancos da tanti campioni davanti a lui e per trovare continuità. La Juventus aveva scoperto un attaccante dal grande potenziale sottoporta, con una prima stagione bagnata da 15 gol, alcuni pesantissimi per portare i bianconeri in finale di Champions League. Seconda annata da 12 reti, contributo altrettanto importante per nuovi trionfi in Italia. Nel 2020, era tornato a Torino per altri 2 anni arrivando dall'altra sponda di Madrid, quella dell'Atletico, ritrovando una Juventus molto diversa, giunta alla fine del lungo ciclo scudettato. 20 reti nella prima annata, 12 nella seconda, avendo intanto acquisito una dimensione differente come attaccante capace di giostrare anche lontano dalla porta. Filo conduttore comune, quello di un grande attaccamento all'ambiente e alla maglia, un buon feeling con il calcio italiano e un legame che con la città torinese, per motivi familiari, si era fatto sempre più intenso. Non a caso, si è continuato a parlare del suo ritorno, che potrebbe concretizzarsi a cifre contenute.
Morata di nuovo alla Juventus? Ecco la cifra. Morata e la sua famiglia, la moglie Alice Campello e i 4 figli, vorrebbero ritornare a Torino. Il suo destino all'Atletico appare segnato, nonostante la sua miglior stagione realizzativa di sempre, 21 gol. Un addio che pare inevitabile, tanto che si stanno cercando le migliori condizioni per giungere a un accordo. Alla Juventus, per esperienza e duttilità, Morata interesserebbe e come nell'anno del ritorno in Champions farebbe assai comodo. In Spagna, diverse testate, tra cui todogfishes.com, riferiscono che i contatti sarebbero già molto avanzati e che si starebbe pensando a un corposo sconto sulla clausola rescissoria del giocatore. Una clausola che ammonta, come sappiamo, a 20 milioni di euro, ma pur di mandare in porto l'affare l'Atletico acconsentirebbe affinché il pagamento avvenisse per una cifra di 10 milioni di euro, praticamente della metà. L'infortunio cambia tutto. E ora è la Juve sogna KOPM e INERS. La Juventus continua a puntare Cup Miners, per i bianconeri arriva un assist insperato, così l'affare può andare in porto. Era l'autunno del 2020, in piena era Covid, quando il nome di Theun Cup Miners entrava nell'orbita del calcio italiano. Il centrocampista olandese, con la maglia della AZ Alkmaar, si metteva in luce affrontando il Napoli in Europa League. Le sue doti colpirono immediatamente Cristiano Giuntoli, allora direttore sportivo dei Partenopei, che cercò successivamente di portarlo a Napoli, senza riuscirci, a spuntarla fu l'Atalanta. E in queste 3 stagioni, con i bergamaschi, Cup Miners ha confermato il suo saper essere un centrocampista totale. Giuntoli non ha mai smesso di pensarci e adesso lo ha messo nel mirino con decisione per la Juventus. Sul giocatore, si è acceso, inevitabilmente, l'interesse di tanti club importanti, anche se a Bergamo vorrebbero tenerselo stretto e sparano alto. Una prima proposta della Juventus, da 45 milioni di euro, sarebbe già stata respinta. La valutazione dell'Atalanta rimane di circa 60 milioni di euro, una cifra che i bianconeri ritengono troppo elevata. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare e permettere alla Juventus di andare all'assalto in maniera più convinta e con maggiori possibilità di successo. Juventus, la carta per strappare Cup Miners all'Atalanta, Giuntoli prepara il colpaccio. Nelle idee di Giuntoli, c'è anche, da un po', quella di proporre delle contropartite tecniche all'Atalanta, per trovare una quadra. I nomi che tra i bianconeri potrebbero interessare ai nerazzurri non mancano, ma ce n'è uno che adesso potrebbe diventare cruciale. La grande stagione dell'Atalanta, bagnata dal successo in Europa League, si è conclusa con una grande amarezza, quella del grave infortunio di Scalvini nell'ultimo match di campionato, il recupero con la Fiorentina, buono solo per le statistiche ma che ha creato un grosso problema per la prossima stagione. La lesione al crociato del ginocchio terrà fuori il difensore fino ai primi mesi del 2025. Una perdita importantissima per Gasperini e soci, che devono necessariamente correre ai ripari. Il nome giusto per prendere il suo posto potrebbe essere quello di Dean Huijsen, che nei 6 mesi alla Roma ha mostrato di saper tenere molto bene il palcoscenico. La pista di mercato viene rilanciata dal giornalista Nicolò Schira, che spiega come i colloqui sarebbero già partiti tra le parti per inserire il difensore naturalizzato spagnolo nella trattativa. Da capire se si troverà la quadra economica dell'affare.